Ciao amici, ciao, bentornati, bentrovati sul canale. Io sono Jessica e benvenuto per chi è la prima volta che è entrato in questo mio mondo un po' pazzerello. Oggi ho intenzione di girare due video, quindi vedremo nel caso in cui mi vedrete vestita allo stesso modo, è perché appunto ho girato due video nello stesso giorno, ma cose mie. Su Instagram qualche giorno fa ho fatto un sondaggio perché ero curiosa di sapere quale video volevate vedere sul mio canale, tra un video polemica e un video riguardante i libri più brutti del 2019. È stato votato al 71% il video sui libri più brutti secondo me nel 2019. Eccomi qua, il popolo è sovrano e mi vedete un po' così perché? Perché sono un po' titubante a girare questo video, ve lo dico subito, perché ho il timore di venire giudicata, di venire insultata o di aprire una miriade di polemiche quando vi parlerò di ognuno dei libri che ho considerato i più brutti letti del 2019. Ho un po' paura di questa cosa, quindi apro una parentesi enorme. Allora, i libri che sto per citare sono libri che a me non sono piaciuti, ma non è detto che, voglio dire, sia un disastro, sia una cosa terribile, il fatto che non siano piaciuti, sei una persona orribile perché quei libri non ti sono piaciuti, non sei una lettrice. Me ne sono state dette di ogni, solo perché ho citato un libro, che ovviamente vi nominerò anche questa volta, e ne ho subite veramente di tutti i colori, ecco, a livello proprio polemicoso. Io ci tengo tanto a sottolineare questa cosa. Se un libro non è piaciuto a me, necessariamente non è il finimondo, è il mio parere. Io non sono nessuno per giudicare un libro e assolutamente ci mancherebbe solo. Però se a me non è piaciuto, io non posso dire, e vi dico che la maggior parte dei libri che sto per nominarvi sono libri acclamatissimi. Hanno avuto un successone, ma se a me non sono piaciuti è un problema mio, cioè non è che devo essere maltrattata appunto perché un libro che piace a me non è piaciuto, un libro che non è piaciuto a me è piaciuto a voi e quindi lo considerate il capolavoro della vita, ma se per me non lo è stato è un problema mio. Detto ciò, direi di iniziare. Inizierei, allora, non ve li mostro perché solo uno di questi cinque libri che vi nominerò è in mio possesso, ma è di là e non mi andava di arrampicarmi e andare a recuperare. Il resto li ho venduti tutti. Quindi li ho venduti, mi dispiace, quindi non ce l'ho con me, ma vi metterò una foto, quella, insomma. E ve ne metto 5, quindi parto dal quinto che non mi è piaciuto e per me è stata una grossissima delusione. Vi parlo della Memoria di Babel, il terzo volume della saga dell'Attraverso Specchi, quindi un fantasy acclamatissimo, ben voluto da tutti, ma io l'ho detestato, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Di questo libro, come anche degli altri, non ho voglia tanto di stare a parlare della trama, perché della trama si sa tutto. Quindi vi parlo di quello che ho provato io. A me la Memoria di Babel non ha lasciato nulla. Ho trovato la protagonista ancora più stupida rispetto agli altri due. Non mi è piaciuta la storia, non mi è piaciuto l'arca di Babel, non mi è piaciuta. Mi è piaciuto il finale perché comunque ha lasciato un so che di suspense, quindi finale aperto e sono molto curiosa di sapere appunto come andrà a finire e quest'anno, incrociamo le dita, dovrebbe uscire appunto il quarto e ultimo volume della serie, quindi di quello sono molto molto curiosa. Però devo dire che questa volta la lettura mi ha tremendamente annoiata.
L'ho odiato quel libro, ho fatto anche fatica a terminarlo, devo dire proprio la verità. Forse l'ho letto in un periodo non propriamente esatto della mia vita, quindi forse ho sbagliato quello. Al quarto posto devo mettere, ahimè, Il racconto dell'ancella. Ora, critiche. Per me è stato, secondo me, il libro più brutto che ho letto l'anno scorso. Io non amo i libri in cui si parla troppo delle donne, dove in primo piano sono le donne, perché sì, ok, bello il femminismo, bello, tutto bello. No, non ho trovato in quel libro un qualcosa che mi abbia fatto gridare wow. Ho fatto molta fatica ad entrare nel mondo, nel meccanismo. Il racconto dell'ancella comunque viene anche definito un distopico. Io non mi è piaciuto, non mi è piaciuta la storia, non mi è piaciuto quell'accanirsi sulle donne, anche se poi alla fine, se qualcuno di voi l'ha letto, forse mi darà ragione, la donna ha... finisce in vittoria, diciamo che vittoriosa, ecco, anche se comunque anche nel finale è un po' aperto. Non l'ho trovato così accattivante come tutti dicevano e avevo alte aspettative su quel testo. Di conseguenza non ho voluto prendere il seguito perché non me ne frega niente, non mi è interessato nulla di come andate, come proseguisse la storia e di quello che accadeva magari alle protagoniste del testo. Quindi, nada, non mi è piaciuto, mi dispiace, l'ho veramente detestato, quindi non così tanto perché appunto ho dato il quarto posto, ma non mi è piaciuto. Terzo posto, un altro fantasy, Il Sognatore. Non ci siamo. Ho detestato anche lì tutti i protagonisti, la storia non mi è piaciuta, l'ho trovata veramente piatta, credevo che andasse per un'altra via, prendesse un'altra piega, non mi è piaciuto, il finale ben che meno, nonostante ero un pochino curiosa di come andasse avanti la storia, non ho acquistato neanche il secondo. No, l'ho trovato veramente molto pesante. Ripeto, personaggi odiosi, specialmente il protagonista. No, non ci siamo. Io e i fantasy nel 2019 non siamo andati molto d'accordo. Quindi, ecco veramente. Non vi sto a dire, ripeto, le trame perché si trovano. E poi perché voglio soffermarmi molto di più sul primo libro che non mi è piaciuto. Libro del quale ho avuto tantissime critiche. Quindi, per quanto riguarda Il Sognatore, mi soffermo qui sulle mie polemiche, sul fatto di non averlo capito, sul fatto che l'ho trovato veramente un libro inutile. Anche se non avessi letto, sarebbe stata la stessa cosa. Non mi ha lasciato nulla. Ma quando un libro non lascia nulla, non ci siamo. Terzo posto, quindi, per Il Sognatore. Secondo posto, tra i libri più brutti che ho letto nel 2019, ahimè, Le sette morti di Evelyn Hancast. Libro che non ho terminato, che ho abbandonato, che ho venduto, per fortuna sono riuscita a vendere, quindi è stato fuori dalla mia casa, dalla mia camera. Allora, ottime premesse, addirittura paragonato ad Agatha Christie. Io vorrei sapere chi è stato. Chi sono quelle persone che mi paragonano Le sette morti con i libri o con lo stile impeccabile, magistrale di Agatha Christie? Io delle sette morti di Emily Hardcastle sono arrivata alla metà perché l'ho trovata una presa in giro nei confronti del lettore. Il lettore secondo me veniva preso in giro con queste continue morti, con queste continue giornate che si accavallavano tra di loro. Con questi continui cambiamenti di personalità che aveva il protagonista, perché lui ogni giorno doveva avere una personalità diversa per riuscire a capire chi avesse ucciso Evelyn, o se Evelyn stessa fosse morta o no, perché anche questo
era un mistero, io sinceramente l'ho trovata una grossissima presa in giro. Ed io quando vengo presa in giro in malo modo, quindi non in modo carino, ironico, quei libri che ti danno suspense, quei libri che sì, ti prendono in giro, ma ti vogliono portare alla scoperta della verità, alla scoperta dell'assassino, alla scoperta e parlo dei gialli, io mi arrabbio. Quindi mi sono bloccata letteralmente a metà di quel libro. Non lo consiglio veramente a nessuno, a nessun amante dei gialli, perché quello è tutto tranne che un giallo. È una grandissima presa per i fondelli, secondo il mio modesto parere. L'unica cosa che ho trovato molto vicina alla Catacrisse è l'ambientazione, ovvero questo castello, castelli grandi, un'ambientazione molto classica, quindi quello ho trovato molto vicino alla Catacrisse, ma il resto l'ho trovato veramente pesante, raccapricciante, perché ma raccapricciante in maniera molto negativa. Quindi mi dispiace per chi di voi ha amato quel libro, io l'ho veramente detestato. Tanto da non terminarlo e tanto da non voler neanche sapere come andasse a finire. Ho detto tutto. Veniamo al top del top del libro più brutto del 2019, proprio più brutto in assoluto che ho letto nel 2019, Stoner. Stoner di John Williams. Allora, io sotto il post del mio profilo Instagram, che vi invito a visitare ovviamente, miele trattino basso e trattino basso cannella, venite a seguirmi anche lì, sono stata crocifissa, definita addirittura non lettrice, una persona che legge troppo velocemente, certo con la mia visione leggo proprio velocemente e quindi non capisce niente di libri perché leggo appunto velocemente. Io Stoner lo definirei un libro inutile, che descrive un uomo inutile, che ha una vita inutile, peggio della mia, e ho chiuso il libro dicendo, e quindi, cioè, è nascita, vita e morte di un uomo che l'unica cosa che ha amato è se stesso. Traditore, trattava male chiunque lo guardasse o posasse gli occhi su di lui. Una persona odiosa, cioè insipida. Io non capisco l'utilità di quel libro. Mi è stato detto che proprio questa noia, questa vita così piatta, descrive la profondità del testo. No, non. E dovete sapere che quel libro l'ho terminato, a fatica, ma l'ho terminato. Ora, giù nei commenti, sparate a zero su di me, ma a me quel libro veramente non mi è piaciuto. Io ho letto Butcher Crossing, un altro libro di John Williams. Mi è piaciuto nettamente di più. Nettamente di più rispetto a Stoner, non un capolavoro, ma addirittura è stato fino a un capolavoro. Allora, ripeto, è un mio personalissimo pensiero. Ripeto, se a voi è piaciuto, io sono contentissima per voi. Secondo me, i capolavori sono altri, non è certo Stoner. Per le accuse, gli insulti, i maltrattamenti e tutto quello che volete, vi aspetto giù nei commenti, parliamone. E nulla, questo è stato un video, credo anche abbastanza breve. Io non volevo fare questo di video, in verità, però il popolo vince e quindi l'ho fatto per voi. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate di questi libri nel dettaglio, ne parliamo giù nei commenti. Il video termina qui. Un bacio grande, grazie per i nuovi iscritti. Mi fa veramente tanto tanto piacere. Presto arriverà un video dedicato proprio ai nuovi iscritti, in cui parlerò un po' più di me e un po' più delle ultime cose che mi sono capitate, non piacevolissime, ma mi piace anche comunque sia. Parlarne soprattutto per i nuovi arrivati, ecco, per i nuovi iscritti, che alcuni ho visto che si sono iscritti grazie ai video dei libri,
Altri invece hanno la mia stessa malattia e si sono iscritti per quel motivo lì. Quindi è giusto accontentare un po' tutti, un po' la massa, diciamo, ecco. Nulla, ancora un altro bacio, ne approfitto. Se avete qualche domanda da pormi, io ho in mente di fare un video risposta, quindi vi invito a pormi qualsiasi domanda qui sotto nei commenti. Domande anche non prettamente libresche, quindi anche domande personali, ovviamente a tutto c'è un limite, però ecco, sono pronta anche a quello. Nulla, un bacio grande ancora e alla prossima. Ciao.